Ciao a tutti, bentornati ragazzi sulla nostra carriera con il nostro glorioso Atletico Pompei, che non è più tanto glorioso, ragazzi. Quindicesimo posto in classifica per noi, una stagione deludente più che mai. Nello scorso episodio abbiamo terminato il mercato di gennaio e adesso dobbiamo progredire nella seconda parte della stagione, in cui abbiamo anche l'Europa League, ragazzi. Cioè, veramente qualcosa di assurdo questo problema delle competizioni europee. Comunque, ragazzi, oggi abbiamo principalmente Sampdoria, Udinese e Napoli. Dobbiamo simulare qualche partita perché sennò qua difficilmente progrediamo nel nostro calendario. E quindi, ragazzi, penso che simuleremo due partite e ne giocheremo due. Contro la Sampdoria, per esempio, andremo a simulare, ragazzi. Andiamo a fare simulazione veloce e speriamo che il Dio ce la mandi buona. Simulazione veloce, speriamo che vada tutto bene. 3 a 3, un punto portato a casa, direi. Un punto portato a casa. Anche contro l'Udinese andremo a fare la simulazione veloce. Devo togliere Hason e mettere Shomurodov per avere una squadra il più forte possibile. Andiamo a fare simulazione veloce anche contro la squadra di Udine. 3 a 2 vinciamo ragazzi, clamoroso, 3 a 2 vinciamo. Simuliamo logicamente la partita contro il Marsiglia ragazzi, di Europa League che tra l'altro pareggiamo. Andiamo a giocare di nuovo il derby campano ragazzi contro il Napoli, secondo incontro stagionale per noi contro il Napoli, logicamente, come è normale che sia. Abbiamo una formazione un po' rimaneggiata perché come vi ho detto questa cavolo di competizione europea ci danneggia la squadra, e non poco. E quindi ragazzi dobbiamo sfruttare un po' di giocatori che sono stati più in panchina che altro. Per il resto ragazzi la difesa la confermo così. Quindi ragazzi andiamo in campo in queste condizioni e proviamo a battere il Napoli ragazzi. La simulazione non è andata neanche male ragazzi. Abbiamo collezionato un pareggio e una vittoria tra Sampdoria e Udinese. Oggi derby col Napoli sarà davvero tosta e quindi parola al campo. Bagleko, attenzione, c'è il corridoio ora per Ilic. Può andare verso la porta di Meret. Il tiro di Ilic. L'1-0 Pompei. Dopo 8 minuti, Pompei 1, Napoli 0. Vantaggio nel derby. La firma è di Ilic. Velocissimo Osimhen, serve Zielinski che può ridargliela. Zielinski salta il nostro difensore. Aouare contro Zielinski. Ancora Zielinski, palla dietro per Osimhen, un'altra paratona di Sirigu. Finisce il primo tempo, 1-0 per noi ragazzi, risultato ottimo, anche perché abbiamo tenuto davvero bene a livello difensivo finora. Il Napoli non ha creato palle da gol nitidissime e quando le ha create c'era un ottimo Sirigu a parare. Politano è partito sulla fascia destra, adesso non lo ferma più nessuno, è molto più veloce del nostro terzino. Attenzione a Politano. Che la gioca su Versalico, che è stato preso dal Napoli. Attenzione, Politano in area, pericolosissimo. Osimhen, ancora Sirigu. È un incubo Sirigu per Osimhen. Palla dentro, ancora per Versalico. Rimpallo fortunoso. E poi Sirigu, che nonostante un secondo rimpallo, riesce a deviare in corner. Demme che ha anche la fascia del capitano al braccio oggi. Hason per Ruggero. Si ripropone ancora Hason. Hason che può entrare in area. Salta un uomo destro di Hason. Meret vola. E deve in corner ancora una volta. Questa è un'azione pericolosissima. Ancora il Napoli che prova il cross. La rovesca e il gol bellissimo di Lobotka, ragazzi. Rovesciata di Lobotka e palla dove Sirigu non può mai arrivare, anche perché era sul palo opposto. E il Napoli pareggia, ragazzi. Alla fine, a furia di subirli, abbiamo subito il gol, effettivamente. Attenzione al Napoli che attacca. Ruggero, Peña. Insigne, attenzione. In aria ancora Mertens. Il destro, il 2-1 del Napoli al 90esimo, non ci posso credere. Ha segnato Versalico, credo. Che cavolo è successo, ragazzi? Il Napoli scatenato al 90esimo. Sembrava che la partita fosse appena iniziata per loro. Perdiamo all'ultimo un'altra volta il derby, come all'andata. Il Napoli ci beffa. Paghiamo dazio perché la squadra è stanca, era stanca sul finale e quindi abbiamo perso. Contro il Torino, formazione abbastanza rimaneggiata, siamo abbastanza stanchi, giochiamo in casa loro, le maglie si confondono, quindi le andiamo subito a cambiare
E niente ragazzi, a questo punto vi do appuntamento in campo. Inizia Torino Atletico Pompei. Per riprendere a vincere, si spera. Attenzione subito al Torino che... No, qua gli stiamo regalando il pallone in aria, ragazzi. Clamoroso. Attenzione, tiro, si recupera. Ancora il Toro e la palla entra. 1-0 Torino, ragazzi, niente da fare, niente da fare, non riusciamo a ripartire, a uscire da questa cavolo di area di rigore. Stiamo circumnavigando l'area del Torino, ma continuano ad essere pericolosi. Attenzione, infatti la zona non riesce a passare, ragazzi, non riusciamo a penetrare l'area in questa occasione. Kwiatkowski, Azon si divincola, Azon prova il destro, la parata di Mihailovic, o no, di Radu, il portiere del Torino. Attenzione al Torino, Martinez 2-0 Torino, ragazzi. Amarissimo, amarissimo questo Torino Pompei, ragazzi. Amarissimo. Cambi, dobbiamo fare i cambi subito. Che si fa rubare palla da Piazza. Piazza, bello fresco, appena entrato. Cross su Martinez solo, che non può sbagliare. 3-0 Torino, ormai, ragazzi, è finita qui. È finita. Basta, andiamo al risultato. Amaro, amaro il risultato. 5-1 finisce addirittura con la simulazione. Vabbè, vabbè, vabbè. Lasciamo andare, lasciamo andare. Finisce così. Episodio che speravo sarebbe stato più dolce visto le due partite vinte in simulazione. Invece no, siamo tornati al 17° posto. E situazione tragica. Abbiamo addirittura vinto in Europa League, quindi stiamo proseguendo e ci ripartiamo ancora addosso questo fardello del campionato europeo che ci rompe le scatole. Comunque abbiamo finito il mese di febbraio, giocheremo il prossimo episodio il mese di marzo, che sarà contro Juve, Lazio e Genoa. E il campionato è ancora lungo, ragazzi, ma penso che lo finiremo in qualcosa come 4 o ancora 5 episodi e poi arriveremo alla seconda stagione sperando di riuscire a raggiungere l'obiettivo salvezza. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, sempre comunque Forza Pompei. E ciao a tutti.